tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo e fantastico video della vita in città. Quest'oggi sono pieno zeppo di cose da fare. Allora, innanzitutto come vedete ho 39 livelli e soprattutto nello scorso video ho trovato letteralmente l'oggetto più raro della vita in città, ovvero il potenzi equipaggiamento di Steph, che metteremo qua. Un uccellino mi ha detto che questo oggetto Steph lo cerca da quando ha iniziato la vita in città e mi avete consigliato tutti quanti di venderglielo a veramente tantissimo. Oh mio Dio, cioè io me ne sono accorto soltanto adesso. Ragazzi, è arrivato il Natale nella vita in città. Buon Natale a tutti, in anticipo. Che figata, è bellissimo. Wow, che ambientazione. Oh, fermi. Allora, è notte, quindi ne devo approfittare assolutamente. Se vi ricordate, infatti, per craftare la staffa del necromante, quindi la mia nuova bacchetta magica, avrò bisogno della testa di scheletro. E io mi sono fatto prestare, infatti, da Marci il suo martello magico, che è questo qua, che da quel che sembra spara fulmini. Esatto. Quindi adesso devo andare alla ricerca di un creeper, farlo diventare super carico e infine farlo esplodere davanti a uno scheletro, così mi dropperà la sua testa. Questo è l'unico modo che ho per ottenere la testa in modalità sopravvivenza. Quindi approfittiamo del fatto che sia notte per andare alla ricerca di uno scheletro e di un creeper. Non dovrebbe essere troppo difficile. Certo che ora con questa neve si mimetizzeranno. Oh, ok, lo scheletro l'ho visto, mi serve solo il creeper. Creeper, creeper, ecco il creeper. Pronti? No, l'ho mancato. Dai. Ok. Porca miseria, l'ho ucciso, ho sbagliato. Ok, ecco un altro. Bene, super carico. Adesso lo devo far esplodere contro uno scheletro. Dai. Sì. E abbiamo ottenuto la testa. Perfetto ragazzi, è stato un gioco da ragazzi. Ok, posso tornare a casa. Perfetto, devo ringraziare tantissimo Marci per avermi prestato il suo martello. Quindi adesso abbiamo la testa, il che significa che mi manca soltanto il lingotto di nederite. Quindi dovete rompere le scatole a Steph e Fere per trovarmene uno. Già che ci sono, prendiamo questo e facciamo abbastanza sabbia compressa per crearne due. Perfetto, quindi li abbiamo già pronti, ottimo. E adesso, vi ricordate che Steph sono praticamente 40 episodi che mi chiede una pozione di Night Vision da 30 minuti? Ecco, ce l'abbiamo. Soltanto che per crearla sarà un pochettino costoso, ma lui è già al corrente di questo. Quindi quel che dovrò fare sarà prendere 3 pozioni di Night Vision normali, che come vedete io al momento vendo a 6 monete d'argento. Ok, quindi 1, 2 e 3. Soltanto che 8 per 3 non fa 30 minuti. E quindi è come se io ne dovessi prendere 4. Perché altrimenti così arriviamo soltanto a 24. Oddio, cosa è successo? Jack Frost è apparso a 275 meno 460. Eh? Ignoriamo. Ok, dicevo, per arrivare ad avere una pozione da 30 minuti è come se io dovessi utilizzarne 4 di queste. E quindi il costo aumenta. E in più, per creare questa pozione devo fare letteralmente un blocco di diamante. Steph vende un diamante a 3 d'argento. Per fare un blocco intero servono 9 di diamante. Quindi capite bene che è una ricetta piuttosto costosa. Allora, vediamo, tecnicamente dovrebbe funzionare. Quindi metto le 3 pozioni di Night Vision in questo modo. Blocco di diamante qua, perfetto. E così mi dovrebbe creare 3 pozioni da 30 minuti. Io direi che per rientrarci nelle spese e per guadagnarci qualcosina dovrei venderle ad almeno 20 d'argento l'una. E così in realtà ci rientro solo nelle spese. Ok, eccola. 30 minuti, 30 minuti, 30 minuti. Pozione di Ultra Night Vision. Ripeto, le vuole Steph. Perché io mi sarei accontentato semplicemente di fare le pozioni di Night Vision normali. E siccome i miei diamanti stanno finendo e dovrò comprarli proprio da Steph, per guadagnarci qualcosina io direi di metterle a 22 monete d'argento l'una. Tanto loro sono ricchi, non vi preoccupate. Quest'oggi tra l'altro mi piacerebbe fare un altro di quei dungeon perché è stata una figata pazzesca. Quindi se Steph può mi faccio fare un'altra chiave. Ok, ok, allora. Togliamo queste, quindi svuotiamo il negozio. D'ora in poi saranno pozioni da 30 minuti. Quindi 1, 2 e 3. Togliamo le monete e gliene dobbiamo mettere 21. Ma sì, dai, 21 va bene. Ok, adesso vado a comprare qualche altro diamantino dal suo negozio, perché i miei li sto finendo. E quindi per finanziare queste pozioni che lui tanto vuole, dovrò spendere un po' dei miei soldini nel suo negozio. Ok, direi che così può anche andare bene. Ok, 13 per ora vanno bene. Trasformiamo questo qua in blocco. Ok, questi si mettono qua. Allora, aspettate, siccome ne ho troppe per ora, queste le mettiamo qua da parte. E voilà!
Altre 3 pozioni di Ultra Night Vision. Io però non vedo l'ora di avere la staffa del necromante. Tra l'altro ho notato che la magia adesso è cambiata. Adesso abbiamo la runa della morte come magia. E non vedo l'ora di sbloccarla. Soltanto che credo di non avere abbastanza energia vitale. Perché qua c'è scritto che me ne serve 100. Quindi per imparare questa magia avrò bisogno di 100 di energia vitale. Vabbè, non vi preoccupate perché riusciremo sicuramente a ricaricarla pian piano. E voilà. Ok, direi che adesso dovrebbero essere a posto per un bel po'. Intanto prendiamoci i guadagni della settimana. Qua nulla, qua nulla, qua nulla. 20 monete d'argento, bene. 15, bene. Nulla, nulla. E altre 20. Perfetto. Adesso direi che è arrivato il momento di andare a casa di Steph Fere per provare a vendergli la pietra del potenzi equipaggiamento. Salve ragazzi. Salve. Buongiorno. Allora, innanzitutto ciao. Andiamo a casa vostra che qua fa freddo, venite, venite. Ci vuole esalizzare questo qua. No, 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 no. Tu sai già secondo me che cosa c'ho, vero? Già. Un uccellino mi ha detto che stai cercando qualcosa di molto prezioso da quando è iniziata la vita in città, è giusto? Non esageriamo, ma tipo da 40 episodi. Perché casa vostra è una fattoria? Non si sente niente, aspetta. Ok, molto meglio. Sono 40 episodi, quindi, che tu cerchi questo oggetto qua per potenziare la tua spada. Io l'ho trovato subito. Già. È molto fortunato lei. Fai il prezzo. 1 d'oro. No, troppo poco. Un uccellino mi ha detto di venderla molto di più. Anzi, rilancia. Tutti i miei uccellini mi hanno detto di venderla molto più. E che quattro, Twitter? 4 d'oro. E 4 d'oro è troppo. Non esageriamo. Fai il tuo prezzo adesso, rilancia. 1 e mezzo. No, 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 va bene, va bene. 2 e mezzo. Non scendo oltre. Io non so nemmeno che potere ha fare questa cosa, lo sai? Te lo sei dimenticato, da quanto tempo è passato. Però lo cerchi tempo. Da 40 episodi, è una cosa proprio rara, molto rara. Secondo me 2 e mezzo ci sta, un buon prezzo. Brava Fere, brava Fere. Stai dalla mia parte. 2 d'oro. No, 2 e mezzo, non scendo oltre. Oh, prova a rilanciare. Senti, dai, un attimo. Fere, sei inutile. Ma che sta? Sta? Ma che servi qui? Ma comunque è molto raro. Ma ti ricordi quante volte l'abbiamo fatto noi il dungeon? Te lo sei dimenticato? Guarda, io ti dico, in tutta sincerità, e non odiare guerra per questo, lui mi ha detto vendiglielo a 4. Quindi ma quello è matto. Tieni. No, allora, 2 e mezzo secondo me è un prezzo giusto. Perfetto, fino ad ora è praticamente uno degli oggetti più costosi che è stato mai venduto, no? Mi sa di sì, forse il più costoso forse di sempre. Il più costoso di sempre, ok. E adesso tocca al mio scudo. Ah, ah. No. Devo lavorare? Qualcuno ha lavorato al posto tuo. No, allora, allora, calmi, calmi tutti, calmi tutti. Il lavoro l'ho fatto io. Chi l'ha creato le pozioni? No, no, sto parlando degli enchant per lo scudo. Ah, ok. Ecco, allora, no, ho sbagliato. Questo grazie, magari, no, dammi, dammi. Tutto il borsellino. Ho i soldi di Steph. Questo è un errore grave. Allora, opla, inizia a tenere questo. Ok. Allora, funziona in modo strano perché praticamente Guerra, dato che non gli bastava fare gli scudi custom per ognuno, ha pure fatto che ci sono degli enchant che esistono solo con quello scudo lì. Ok. Cioè, gli unici scudi dove si può mettere quell'engine sono là, ok? Ok. Il problema è che hanno effetti strani, quindi io dovrei leggere tipo il messaggio e dirti cosa voglio. Oh. Non lo possiamo... preparato prima. Non lo possiamo fare random? No. No? No. Ok. Tu sei matto. Allora, perché, allora... sappi, Steph, tu più tempo mi fai perdere, più livelli mi fai perdere, più ti viene a costare. Quindi... ti paga d'ore, sei un avvocato. Sì. Ok, allora, sono un mago. Dobbiamo tornare a casa tua. Allora, andiamo. Mentre torniamo, io ti leggo tutto quanto. Perché è anche interessante, tutto servirà anche a te. Tutto, cioè, anche tu farei questi enchant. Sì, mi sono incantato, non per scazzare. Sentite un attimo, quanti livelli avete? Perché io nel 42. vostro dungeon 45. Allora mi sa che dovrete darmene un po'. Okay. Perché io nel okay. vostro dungeon ne ho fatti un bel po', ne ho fatti tipo 35. Ma non sono mai abbastanza. Perché sti incantesimi costano un occhio della lo testa so. Ogni volta. Esatto. Abbiamo ritorno vitale. Scusa un attimo, ti ho fatto le pozioni di Night Vision di livello 30. Lo sappiamo. Ok, bene. E non le hai fatte tu. Sì che l'ho fatte io. Andiamo. No, tu le hai solo craftate e Guerra le ha create. Andiamo. Grazie, taglia tutta quella parte. Ok, allora. Abbiamo ritorno vitale. Il danno parato ritorna in HP al difensore. Esiste fino a livello 5 che dà il 15% di ritorno di vita. Ok. Poi abbiamo il contracolpo. No. Il danno parato ritorna all'attaccante per il 10% e questo arriva fino al 30%. Assorbimento okay. che è uguale ad absorption che è OP e serve per forza. Vita eterna che dà dei cuori massimi. Immortalità che spacca lo scudo, non lo voglio neanche per sbaglio. Protezione totale. Ok. Elusione
Enchants, anti, non posso stare insieme. Cosa sta? Ah, sì, perché poi ci sono quelli che possono stare da soli, che sono l'antifiamma, l'antifulmine e l'anticreeper. Oh, allora, ok, aiuto. Partiamo che te dico uno alla volta. Quindi... partiamo che diventerai povero per questo scudo. Ok, sono d'accordo. Secondo non me pure sembra, io. Mi sembra il minimo. Purtroppo sono d'accordo. E tra l'altro Guerra mi ha già detto che per incantarlo non posso usare il tavolo degli incantesimi, ma lo devo fare con i libri, a uno. Con i libri. Mamma mia. Sì, quindi devo trovare gli incantesimi nei libri e poi inserirli nell'incudine. È un casino e mi costerà tantissimo. Quindi tu hai 43 livelli? 42, yes. Tu quanti ne hai? 45. Me li dovete dare tutti. Ok. Andiamo, venite. Pronta? Vai. 3, 2, 1. Ok, c'ho 84 livelli. Fatto, io ne ho 0. Stefano, tocca a te, vieni. Sei pronto pure tu? Sì, andiamo. E vai. Ok, 126 livelli, ragazzi, mamma mia. Non credo di averne avuti mai così tanti. Bene. Allora. Cosa vuoi? Antifiamma. Antifiamma. Poi, aspetta che me lo scrivo. Protezione aspetta, totale. Aspetta. Li sto scrivendo in chat. Ricordati che quegli anti non li posso mettere con altra roba. Lo so, infatti è solo uno. Assorbimento. Cioè, tu puoi mettere solo uno degli anti. Ah, ok. Capito? Assorbimento. Anch'io ho capito che... vabbè, ok, sì. Allora, contracolpo e ritorno vitale. Te li ho scritti in chat. 1, 2, 3, 4, 5 enchant sono. Ovviamente tutti a livello massimo, se possibile. Grazie. Se è possibile, però se non è possibile, t'arrangi. È lo scudo definitivo della mia vita. Sì, vabbè. Cioè, ti devi impegnare. Ma tanto... ti lasciamo qua a lavorare, sì? Tra due mesi. Per forza. Ok. Ci metterò un'ora, probabilmente. È ciao. Bellissimo video. Ciao, a dopo. Ciao. Mamma mia. Ok, ragazzi, avete capito. Devo fare tantissimi incantesimi. E questi incantesimi che mi ha commissionato lui si possono mettere soltanto nei libri, quindi poi dovrò inserire tutto quanto all'interno dello scudo. Ci metterò veramente 12 anni. Allora, antifiamma, protezione, assorbimento, contraccolpo, ritorno vitale. Iniziamo a lavorare, ragazzi. Allora. Ragazzi, mi è uscito il primo. Contraccolpo 3 è finale. Non può uscire più potente di così. Ci ho messo un bel po', ma ce l'abbiamo. Ok, quindi contraccolpo lui lo voleva e lo abbiamo. Adesso devo continuare. Fin quando non trovo gli altri, quindi ha detto antifiamma, protezione totale, assorbimento e ritorno vitale. Tutti al massimo. Io sto scudo, secondo me, glielo devo far pagare 2 monete d'oro, come minimo. No, ragazzi, mi è uscito protezione totale 3, però il massimo è 4 e Steph vuole il massimo. No, lo devo togliere. Ragazzi, non avete idea di quanto tempo io ci stia mettendo a cercare questi incantesimi. Che c'è? Ok, allora Ale, mi serve praticamente una cosa molto importante. Praticamente io sono arrivato al livello avventuriero 10 e ho sbloccato una complimenti, ricompensa. In realtà sei al 12. Vabbè, sì, adesso al 12, sì. Albero prezioso 2, ok? Oh, quindi bene. Mi servirebbe l'incantamento. Ti prego, non farmi fare un prestito nella vita reale, perché... allora, vediamo, dipende da quanto costa, ok? Io con te cerco sempre di essere buono con i soldi, perché so che ovviamente avete appena iniziato tu e Carly, quindi non ne avete molti. Costa 23 livelli, per inserire un libro che già tra l'altro c'è, è tantissimo. Facciamo così, dimmi un po', quanti soldi hai? Ho 36 d'argento. Dammene 6. Ah, ok, pensavo tipo così, pensavo molto di più. Sto cercando di essere buono, perché io so di essere molto ricco e tu molto povero, quindi non voglio approfittarmene. Ok, perfetto. Ok, buon grazie lavoro. Grazie mille, Ale. Ciao. Ok, ragazzi, torniamo a fare i libri per SFFR, che tra l'altro, spoiler, ne ho ancora soltanto uno, quindi continuiamo. Mamma mia, li odio. Allora, ragazzi, sono riuscito a trovare altri 2 libri, che purtroppo voi non avete visto perché ho dovuto mettere in pausa la registrazione. E se poi provo a rimettere in play la registrazione, questi cambiano, quindi non lo posso fare, letteralmente. Comunque, ho trovato protezione totale 4 e antifiamma, quindi al momento ne abbiamo 3 su 5. Io vi giuro che sono qua da 25 minuti e ancora non ho mai visto assorbimento e ritorno vitale. Non sono mai usciti. Contraccolpo mi è già uscito 4 volte, ma ce l'ho già, quindi che senso ha prenderlo? E io adesso devo continuare in questo modo per non fare durare... ecco, di nuovo, visto? Ve l'ho detto! Dicevo, per non fare durare la registrazione 45 ore... oddio! No, di nuovo protezione totale 3! Ma non mi serve a nulla. Dicevo, per non fare durare la registrazione 40 ore, devo mettere di nuovo in pausa. E purtroppo, appena mi esce l'incantesimo, non posso mettere in play, se no gli incantesimi cambiano. Quindi, ci vediamo dopo. Ragazzi, avevo appena riattivato la registrazione.
E mi è uscito di nuovo protezione totale 3, però, che tra l'altro non è il finale, io ce l'ho 4. Sto cercando l'ultimo incantesimo, che mi sta facendo veramente, veramente sudare, ovvero ritorno vitale. Io al momento ho assorbimento, antifiamma, protezione totale, contraccolpo, ma ritorno vitale non l'ho mai visto. Ho paura, perché sono qua da quasi 30 minuti buoni ormai, è passato da giorno a notte almeno 3 volte... e non riesco a trovare quel maledetto incantesimo. Io questo scudo glielo dovrò far pagare caro. E secondo me gli chiederò 2,5 monete di nuovo d'oro. Perché non è possibile. Va bene che loro mi hanno dato i livelli, ma ragazzi, cioè, vi giuro, tutto il mio episodio sono stato qua. Tutto il tempo. E ho paura che ci dovrò stare un'altra mezz'ora prima di trovarlo. Perché qua non vuole uscire. Non riesco mai a trovarlo. Metto di nuovo in pausa. Ci vediamo dopo. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, oh mio Dio. Allora, non è finale, perché c'è scritto ritorno vitale 3. Quello finale è il 4. Ma ragazzi, io vi giuro, è stato difficilissimo trovare anche questo. Quindi io lo prendo e Steffefere dovranno accontentarsi di un libro non finale. Sono qua da troppo tempo. Steffefere, venite a casa mia. Sono contentissimo, ve lo giuro ragazzi, non, credo di non essere mai stato così contento, neanche quando mi è ritornata la magia, neanche quando ho ucciso il Cosmic Find. Ora ho soltanto paura di scoprire quanti livelli mi chiederà inserire tutti questi libri, compreso il Mending. Allora, ho delle buone notizie e solo una cattiva. Okay. Sono riuscito a trovare tutti quanti gli incantesimi. Ok. Però ce n'è uno che non è finale, anziché essere 4 è di livello 3. Ed qual è? Ritorno vitale. No, caro mio, mi dispiace. Ritorno vitale è 5 di massimo, non 4. Io pensavo fosse... No, Steph, no. Mm-hmm. Steph, ti prego. Cambia 5% del recupero della mia vita, di tutta la mia esistenza. Raga, sono lì da più di mezz'ora, per favore, non me lo fate rifare, no, no. Devi no. tornarci, ma... Tieni questa. Ok, questa è una consolazione, così almeno posso fare la staffa del necromante. Ascolta, se dovessi farlo di livello 4, vi va bene comunque anziché 5? Sì. Ok. Ok. Torno a lavoro. Buona fortuna, ce la puoi fare. Ciao. Ciao. No, ragazzi, non ci posso credere, mi sono sbagliato. Ero convinto che il massimo fosse ritorno vitale 4, invece 3. Ok, allora, se trovo un altro ritorno vitale 3 e li unisco, ottengo un libro ritorno vitale 4. E loro hanno detto che gli sta bene. Dobbiamo pregare, ragazzi. Dobbiamo pregare. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta. 15 minuti dopo ne ho trovato un altro. Ok, allora. Ah, in più ho anche trovato un altro libro assorbimento che io metterei in magazzino quasi quasi, perché sicuramente in futuro ci riservirà. Steph e Fere, tornate da me. Scusate, non mi ero accorto che foste già qua. Allora, ho trovato un altro ritorno vitale. Mi costa 8 livelli inserirlo, adesso è di livello 4. Ok. C'ho 75 livelli, passa il Mending. Allora, il Mending, mamma eccolo mia, qui. Mi avete fatto sudare, ragazzi, mi fa male la mano, guarda. Per allora. Una volta che ha lavorato nella sua vita, guarda. La cosa bella è che quel potenziale da danno non fa nulla a me. Contro gli umani non fa nulla. Allora, inizio dal Mending, va bene? Ok. Ma siamo sicuri che posso inserire tutto, vero? Sì, sono 6 enchant massimi, teoricamente. Ok, poi metti Absorption, esatto, okay. Che è il più importante. Poi ti direi... Ritorno vitale e subito dopo metterei protezione totale. 15 livelli mi costa protezione totale, ma per fortuna voi mi avete dato tanti livelli, quindi siamo a posto. Poi, antifiamma o contraccolpo? Contraccolpo. 18 livelli. E spero che regga anche antifiamma. No, non posso mettere antifiamma, costa 33. E io ne ho 25. Ok, quello lo aggiungiamo successivamente. Ok. Sono allora. Andato in ordine di priorità proprio in questo caso hai qui. Hai fatto bene, allora guarda, tieni qua e sono 2,50 monete. Allora, facciamo io non così. Mi sono mai fatto pagare così tanto in tutta la mia vita. Tu oggi hai guadagnato 5 monete d'oro. Eh sì. E se avete comprato le pozioni anche di più. Non abbiamo comprato le pozioni. No, non siamo andati in miniera. Prima o poi le comprerete però. Esatto. 5 monete d'oro in un episodio. Quanti soldi hai? Stavo per dire, vuoi sapere? Allora, aspetta. Tu quanti ne hai? Non te lo dico. Aspetto prima che lo dici tu. Io ho 60 monete d'argento e 13 d'oro. Quindi 13 d'oro e 60? Sì. 13,98. No, quindi siamo lì. Però voi ve li dovete dividere in due. Non conta niente questa no, cosa. No, conta, io sono solo. Comunque dalle missioni prendiamo i soldi solo ad uno, quindi non è che dà tanto vantaggio sta cosa. E ovviamente dovrete comprarmi anche delle pozioni. Allora, aspetta. Cosa vuoi ancora? Io voglio comprarvi
per un altro episodio, un'altra chiave del dungeon, perché mi sono divertito un mondo a farlo. Sono belli, sono bellissimi. Sì, sì. Quella non di posso fare adesso. Ah, vabbè. Comunque te la faccio quella di Fer la prossima. Te la commissiono. Tra l'altro ho anche trovato un altro libro assorbimento e l'ho preso, perché così non si sa mai, in futuro ce ne sarà sicuramente tanto bisogno. Tutti dovranno fare lo scudo custom, ognuno avrà il suo, quindi e ognuno dovrà fare sti enchant, quindi io sputerò sangue praticamente. Esatto. Però guadagnerei tanto. Va bene. Ragazzi, grazie. Un bacione, buon divertimento e ciao. Anche a te. Ciao. Ciao. E si conclude così l'episodio della vita in città. Io spero che vi sia piaciuto, lasciate tanti mi piace, sono diventato schifosamente ricco e soprattutto nel prossimo episodio, ragazzi, potremo creare finalmente la staffa del necromante, che se non sbaglio il crafting è questo. Non vedo l'ora. Dal vostro canale è tutto e ciao!